Allora siamo qui con Ivan Murada e Metti Fabio. Metti Fabio. Dai, ti conosciamo come droga, avanti così. Allora ragazzi, con voi invece cerchiamo di fare più un'analisi tecnica della gara di oggi. Vi dico la mia, mi è sembrato un tracciato selettivo, soprattutto per i ragazzi, per i cadetti. Ditemi la vostra e cerchiamo di analizzare un po'. Non voglio, no, logicamente con gli organizzatori non voglio avere nessuna polemica, purtroppo che loro hanno fatto il suo meglio così. Era un po' troppo tecnica la seconda salita per i nuovi arrivi dei cadetti, però qua c'è un problema molto grosso legato anche alla fisico, il regolamento. Se pensiamo che i cadetti siamo andati quasi sotto il regolamento, perché prevede almeno 700 metri, qua siamo al limite, già è un discorso molto lungo da fare anche a livello di federazione con la fisica, perché se vogliamo partire con i cadetti giovani che arrivano, tra l'altro rispetto ad altre discipline, arrivano 15 anni e si trovano in una gara già di alto livello, mentre se guardiamo le altre discipline partono con un percorso formativo dai 6, 7, 8 anni, dalle sprint, tutto quello che si muove. Invece nel alpinismo purtroppo c'è un po' un'anomalia, arriviamo a 15 anni e vengono buttati. Io, il mio esempio, che avevo due o tre ragazze che iniziavano quest'anno, si sono trovati già in un percorso da grandi, certo, da gente esperta. Quindi ho visto grosse difficoltà, specialmente sulle ragazze, ma anche tanti maschietti. Certo. Però qua allora bisogna lavorare in fisi per trovare una soluzione, accorciare i percorsi per le categorie minore, cadetti, tanto se guardiamo quelli che vincono saranno sempre quelli, e per poter ridurre i tempi, perché se pensiamo che le ultime ragazze hanno impiegato 2 ore, vorrei, certo, spiegare quale disciplina a 15 anni dura, certo, a quella durata, ma dal mountain bike al fondo, quindi di contro faccio una provocazione, tutto quello che va bene, si cominciano a vedere i risultati perché c'erano 108, per quindi da lì si può iniziare anche, certo, a lavorare. Questo di contro faccio una provocazione io: cosa c'entravano oggi gli espoir? Beh, forse gli espoir sono stati chiamati per, non so, aumentare un po' più il valore della manifestazione, però giustamente, sinceramente, come diceva Ivan, bisogna un attimino lavorare sui giovani con determinati tracciati, e richiamo quello che ha detto lui, che il rispettare i 700 metri che prevede il regolamento certo, per un ragazzo di 15, ma anche 16, ma anche 17 anni è forse un po' troppo. Gli esplorare, niente, forse oggi non c'entrava. Condivido la tua provocazione. Ti ho visto un po' arrabbiato nell'ultima salita. Sì, perché io ho potuto seguire la metà del tracciato e partendo dall'ultima discesa, dove presentava delle difficoltà tecniche, perché era una discesa di soli 1-2 minuti, ma in mezzo degli avvallamenti e con dei dossi che dal mio punto di vista non erano proprio segnati bene. E sull'ultima salita mancava, c'era lo spazio per una seconda traccia, non c'era, e come ha detto Ivano, erano forse un po' troppo ripidi. In condizioni come queste, con la neve che è farina, bisognava magari un attimino fare attenzione sulla traccia per dar modo ai ragazzi di divertirsi, anche se hanno un numero, e non guardare il cronometro. Certo. Ragazzi, in bocca al lupo, so che voi aspetta veramente un lavoro improbo, avete tutti questi ragazzi, allenamenti eccetera, quindi in bocca al lupo, tenete duro e ci vediamo alla prossima. Però alla fine non era una provocazione, quelli che hanno lavorato, no, comunque, ma sono organizzare, era un, anche perché insieme, è giusto parlarne anche perché questi qua non è colpa, perché anzi sono trovati in difficoltà, esatto, il percorso, e quindi non andiamo, la cosa che Io fare, che quando uno organizza una gara che sbaglia perché è sbagliato, e andare a fargli la, cioè, esatto, andare magari a massacrarlo, che non è massacrare, no, perché comunque hanno organizzato un bel evento, hanno avuto più di 140 giovani. Purtroppo, sai, a volte le provocazioni servono per migliorare, certo. Critica costruttiva, assolutamente, sì, anche perché siamo in un posto bellissimo dove una giornata ci permette, esatto. Chi sta giù a guardare la televisione non fa gli errori, quindi è meglio così. Sai, per l'anno prossimo ci sarà ancora più bella,
comunque un plauso perché hanno tirato in piedi un bel movimento. Grazie ragazzi, buona stagione.